Nuovi tagli si intendono operare sulla scuola pubblica da parte del governo. La riduzione di un anno della durata della scuola superiore e l'aumento del carico di lavoro per gli insegnanti a ruolo senza alcuna variazione dello stipendio non piace ai docenti, ancor più alle migliaia di precari della scuola pubblica che il 14 luglio hanno manifestato in molte città d'Italia. Ancora una volta il nuovo governo ha svelato i propri piani rispetto alla scuola pubblica, che sono in assoluta continuità con quelli dei precedenti governi, dal governo Berlusconi ai governi tecnici di Monti. Oggi questa proposta di un aumento secco a 36 ore rischia semplicemente di portare la scuola ad avere ancora meno personale, ancora meno finanziamenti, facendo pesare tutto la responsabilità della didattica e della gestione del servizio su un numero sempre minore di docenti sovraccaricati di lavoro, e allo stesso tempo espellere definitivamente migliaia di precari che fino adesso hanno retto la scuola pubblica. A questo si unisce il provvedimento, l'altra trovata di ridurre a un anno le scuole superiori, eliminando il quinto anno, sulla base di motivazioni didattiche inesistenti, ma sicuramente di consono a un'idea di ulteriori tagli, ulteriore ridimensionamento. Si accompagna a questo tipo di provvedimenti le solite campagne denigratorie verso gli insegnanti, per cui gli insegnanti sono fannulloni, gli insegnanti sono assistiti, lavorano poco, senza andare a fondo di quello che è il lavoro dell'insegnante oggi, un lavoro difficile, intenso, in cui comunque tutta una serie di ore lavorate nella preparazione della didattica non sono conteggiate, ma sono ore che in qualche maniera ogni insegnante, ogni persona che lavora nella scuola sa bene di dover effettuare per portare avanti il proprio lavoro, e che invece in questo modo non vengono considerate. Questo governo sta portando a termine il disegno della Gelmini, sta portando a termine i tagli della legge 133, e quindi a noi effettivamente sembra che vi sia una perfetta continuità. I paesi che crescono di più in Europa, come la Germania, che ha anche vinto il campionato del mondo, ha dimostrato in questi anni che investire sulla formazione, sulla scuola, sulla ricerca dà i suoi frutti. Non è un caso che la Germania sia il paese ancora più ricco e quello che ha più export in paesi come la Cina. In Italia la tendenza è contraria. Che tipo di paese vogliono costruire secondo te, quindi che tipo di scuola? Vogliono costruire una scuola che sia a servizio del mondo del lavoro, ma non nel senso di creare nuova occupazione o creare un'istruzione migliore. Al servizio del lavoro nel senso creare dei cittadini che in realtà non accettano qualsiasi cosa, accettano qualsiasi tipo di contratto, perché in realtà non hanno quel senso critico che permette loro anche di rivendicare i propri diritti. Lo scopo è proprio quello di svilire ulteriormente la scuola statale, creare delle scuole di serie A e di serie B, riportare di fatto la scuola italiana agli anni 50, quindi l'apprendistato, quindi riportare forme di istruzione totalmente professionali, rifinanziare ulteriormente le scuole private e trasformare la scuola pubblica di fatto in una vera e propria azienda a servizio esclusivo degli interessi di fatto della grande industria. Non è un caso per esempio che le indagini della Fondazione Agnelli vengono prese come punto di riferimento per parlare di istruzioni di modelli di apprendimento, quando invece si potrebbero prendere come modelli di riferimento modelli pedagogici che nelle nostre università evidentemente si studiano anche in maniera molto approfondita. Perché invece si prendano come esperti della scuola persone che della scuola non sono minimamente esperte, lo dice chiaro sugli obiettivi.